Nova con Sherwood B, Zero Gravity, Oro FKS, 01 MMG, Zeus Boy, Ur del Ronco, in seconda linea Ude Jets, Tiacino Jet, Lios Cell, Uragano del Pino, i favori proprio per Uragano del Pino e Davide Di Stefano, macchina che stacca, velocissimo, scatta al comando Zeus Boy, anzi è numero il numero 6, scusate, Ur del Ronco mentre sbaglia Zeus Boy, Ur del Ronco in vantaggio dall'estremità della prima fila, guida nei confronti di Zero Gravity. Numero 5 Zeus Boy squalificato. Era uno dei più giocati Zeus Boy, ha sbagliato quando cercava di impensierire Ur del Ronco che stava scattando il suo esterno. Intanto in terza posizione si è piazzato Stiacino Jet, poi vediamo il numero 7 Udet Jet che avanza al largo, ma intanto 32 per i primi 400 metri, cavalli che stanno per completare i 600 con Ur del Ronco in vantaggio su Zero Gravity e Stiacino Jet. Si muove intanto Udet Jet e cerca di avvicinare il leader, 46-1 il passaggio ai 600 con Ur del Ronco che continua a comandare la gara, al largo spostato anche Lios Cella mentre in coda si mantiene Oro FKS preceduto anche da Udet Jet, avanza all'esterno ora con maggior decisione Uragano del Pino mentre c'è l'errore di Lios Cella. E in terza posizione alla corda è sempre Stiacino Jet, intanto 1:16.2 il chilometro con in vantaggio Ur del Ronco. Uragano del Pino insiste al suo esterno senza riuscire per il momento ad impensierirlo, 400 alla conclusione, parziale in 14.6, cerca di non perdere il contatto anche Enrico Bellei con Zero Gravity, ma Cesare Fernandi con Ur del Ronco è sempre in vantaggio, ci prova ancora Davide Di Stefano con numero Uragano del Pino, due, l'errore Gravity, anche di Enrico Bellei con Zero Gravity, ultimi 120 metri di gara con Ur del Ronco in vantaggio, ma Uragano del Pino attacca ancora e nel finale è in grado di passare Uragano del Pino, tutta strada scoperta all'esterno, viene a battere Ur del Ronco mentre c'è l'errore a fil di palo anche di Udet Jet, quindi da verificare anche l'ordine d'arrivo per i piazzati. La vittoria comunque non sfugge a Davide Di Stefano e Uragano del Pino, che nel finale ha ragione di un coraggioso Ur del Ronco che la mette sul ritmo, ma non può nulla contro un Uragano del Pino in questa condizione, mentre per il terzo vedete è già di galoppo Udet Jet e quindi è squalificata. E al terzo posto vedremo chi transita, il numero 8 probabilmente di Stiacino Jet che precede il numero 3 di Oro FKS, questo almeno dovrebbe essere l'ordine d'arrivo, aspettiamo comunque la conferma dai giudici.